Buongiornissimo Arcade YouTube, io sono Kenobit, questo è il mio caffè, questo è un Arcade Stick, questo è un altro Arcade Stick e in sottofondo si sente uno dei miei giochi preferiti di sempre, Space Harrier, o meglio, non è il mio gioco preferito di sempre, è il gioco che mi ha cambiato la vita facendomi venire una passione enorme. Trovo che sia un gioco migliorabile, un gioco con i suoi difetti, ma un gioco con un carisma fuori dal mondo, cioè guardate. E tra l'altro vi faccio notare, oggi soffermiamoci sul cielo di Space Harrier e tra poco vi dirò perché, ma prima vi faccio una partita. Se do il fuoco sulla finestra funziona meglio e via. Confermatemi che sentite tutto bene. Confermatemi che l'audio sia top. E guardate questo cielo. Allora, il primo fun fact di Space Harrier: come fa anche intuire il nome Harrier? Io da piccolo credevo che Harrier fosse una storpiatura di Warrior e non andavo poi così lontano. Così tanto che mia madre lo chiamava Space Warrior, era ovviamente sbagliato. Perché si chiamava Space Harrier? Perché nel Yu Suzuki racconta, Yu Suzuki, quello che era ignoto a Babich, ossia l'autore, il capo del team di sviluppo che ha fatto Space Harrier, ha fatto Afterburner, ha fatto un sacco di roba pazzesca, racconta che all'inizio Space Harrier sarebbe dovuto essere un gioco su un jet, su lo chiama un VTOL, i cosiddetti aerei in grado di fare il vertical take off and landing, VTOL, quindi un aereo fichissimo. E dice che però avevano fatto delle prove da questo documento iniziale e visto che questo gioco teneva insieme un sacco di robe complicate per l'epoca, guardate come sembra avveniristico, tenete presente che è un gioco del 1985, quindi ha retto bene ovviamente ai suoi limiti a vederlo oggi, ma era tecnicamente pazzesco e non avevano modo di animare bene questo aereo, perché per animare bene un aereo quando si muoveva sui lati avrebbe dovuto inclinarsi, fare dei cosiddetti barrel roll. Bellissimo, che bello sto gioco. E quindi hanno detto no, dovremmo, se usiamo una figura umana ci costa molto di meno, ci costa molto di meno in termini di risorse, possiamo fare tutto bene. E anche però gli fanno notare, vabbè ragazzi, sì, bella l'idea, però se voi mettete un essere umano che vola non è realistico, quindi il mondo realistico che abbiamo pensato per questo gioco con l'aereo non va bene. Stage 3, Amar. Bam! Amaro come questa. E quindi decidono di trasformare il tutto in un mondo fantastico che è la Fantasy Zone, per la quale tra l'altro si ispirano apertamente a Roger Stone, che era quello che un artista che loro amavano moltissimo, che faceva le copertine degli Yes in ambito progressivo, visto che ieri abbiamo parlato di armamento progressivo. E a quel punto scatta l'aneddoto che mi ha spinto tirare fuori Space Harrier stamattina. Nel frattempo vedo che siamo in 85 al mattino per Space Harrier, un gioco dell'83. Ciao Video Bigini, ciao Favolo della Domenica, ciao Mashi, ciao Luca Cat, Jax, MPJedi. Aiuto, scusatemi, è impossibile giocare e leggere la chat. Ma allora, in buona sostanza, lui, Yu Suzuki, racconta che in quel periodo il presidente di Sega, che adesso, del quale adesso non mi ricordo il nome ma ve lo dirò tra pochissimo, amava visitare lo studio
e vi lascio immaginare quanto costasse tenere in piedi Sega ai tempi, e immagino che un presidente, amministratore delegato avesse fretta, avesse furia di far uscire i giochi. E Yusuzuki racconta che veniva a vedere i giochi e se vedeva che la grafica era finita, ovviamente essendo solo un uomo d'affari e non essendo un artista del videogioco, diceva: la grafica è finita, basta, farlo uscire, quanto erano fighi questi robot, facciamolo uscire, basta. Quindi Yusuzuki racconta, ed è una roba bellissima, che avevano fatto uno switch da mettere che mettevano sotto la scrivania, perché ovviamente loro sviluppavano, qua eravamo in ambito arcade, quindi non è che c'erano i kit di sviluppo, i computer, così, c'era comunque un sacco di elettronica concreta proprio. Aveva fatto un tasto sotto il tavolo che sputtanava la RAM video del gioco. Quindi in pratica loro avevano fatto delle sfumature del cielo bellissime che erano già pronte, e di fatto lui premeva questo pulsante che mandava in corto la RAM video, glitchandola e quindi glitchando i colori del gioco. Il gioco rimaneva funzionale, continuava a funzionare, ma il presidente di Sega, che si chiama Nakahama, adesso non mi ricordo il nome, grazie per il follow chiunque mi abbia seguito, non mi ricordo, si chiama Nakahama il presidente di Sega, comunque arrivava e vedeva sì un gioco che funzionava, ma non lo vedeva con la grafica completa, quindi non rompeva le balle a Yusuzuki per farlo uscire. E Yusuzuki racconta che un giorno da questo glitch è uscita una sfumatura bellissima, e tanto che si sono fatti un dump. Aiuto! Si sono fatti un dump di quella RAM video e hanno tenuto i colori nel gioco. È un aneddoto incredibile che ho trovato su un Patreon bellissimo, che poi oggi, al quale oggi dedicherò un post, che fa una cosa nobile. Traduce il tesoro enorme di interviste a sviluppatori giapponesi. Ci sono tanti aneddoti su Space Harrier. Io ho deciso che supporterò questo Patreon, cosa che non facevo da un po', di supportare un Patreon. Mamma mia, quanto sono belli questi colori. Cioè, capisci che poi io ho deciso di dedicare la mia vita ai videogiochi. Na 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 na. Non mi ricordavo questi origami. Anche perché io ci giocavo su Sega Master System, Siamo da Ida. Fatemi vedere cosa dice la chat. No, tutto a posto. E via. Andiamo avanti. Anche per prendere un attimino di fiato, perché è un gioco. È veramente un gioco in your face. Uno dei miei sogni proibiti è un cabinato upright, nel senso, ci sono il cabinato, anche diciamo il cabinato originale di Space Harrier, essendo nato con l'idea di essere un simulatore di jet spaziale, ma neanche jet spaziale, proprio di essere di un jet, aveva un complesso e colossale cabinato che ti si muoveva sotto il culo praticamente. Era un po' come il cabinato di Super Thunderblade, un po' come il cabinato di Afterburner, eccetera, girava, si muoveva
ed era fighissimo. E però quel cabinato è impossibile averlo. Un giorno mi piacerebbe avere un cabinato upright, cosiddetto, di Space Harrier, che era molto bello. Anche lui aveva una leva, si giocava con una sorta di cloche. Nell'intervista di cui vi dicevo poco fa, raccontava anche che questo suono bong, questo suono, una specie di rumore di ping pong, è un bug, nasce come bug, ma gli era piaciuto e l'hanno tenuto. E questa è la definizione, la parola del giorno di Kenobisbo, cioè serendipità, ossia lo scoprire per caso qualcosa e decidere di fare Space Harrier. È proprio una definizione specifica. La serendipità è il procedimento che porta allo Space Harrierare. Ma che oh! Ripoman, questo gioco è stato il padre di Afterburner in pratica, assolutamente. Yosuzuki racconta che lo sviluppo di Afterburner è iniziato praticamente subito dopo. Ma devo dire che innanzitutto vorrei fare una momentanea digressione su questi giochi 3D di Sega, in realtà sui giochi 3D, perché ricordiamo che lo racconta proprio Yu Suzuki nella stessa intervista, che fare un gioco 3D fighissimo era abbastanza una follia ai tempi, perché molti giochi avevano provato a fare del 3D ma avevano fallito per vari motivi, ed erano stati dei fallimenti, dice Yu Suzuki. Ma noi avevamo trovato il modo di implementare una funzione cruciale perché l'occhio umano percepisca il 3D, ossia il fatto che le cose lontane sono più piccole e le cose vicine si ingrandiscono. Questo gioco non è 3D, ma sfrutta una serie di effetti molto intelligenti per creare questa illusione. E io trovo splendido che le limitazioni tecniche dell'epoca ti obbligassero di fatto a essere un illusionista. Come no? Certo che continuo. Ci ho messo anche 3 gettoni. Tra l'altro questo qua era un gioco, se ci fate caso, se tu più gettoni mettevi, più vite ti dava. Cioè tu, se mettevi dentro 10 gettoni come ho fatto io all'inizio, andavi avanti abbastanza all'infinito. Qua si vedeva una filosofia un po' diversa. La Sega in sala giochi voleva i tuoi soldi. Kenobit, stai giocando qualcosa di recente in questi giorni, tempo permettendo? Assolutamente sì, sto giocando a Red Dead Redemption 2. Nella mia intimità sto giocando a Red Dead. Continua sinceramente a darmi fastidio a livello di gameplay su molte cose, anche perché lo trovo poco moderno nelle missioni, ma la storia è così bella che me lo sto assolutamente godendo. Che oggetto meraviglioso mi ho tirato una facciata contro, bellissimo. E siamo qua in cento al mattino per un gioco del 1985, Space Harrier. Se vi siete appena sintonizzati, io sono Kenobit, questo è un Arcade Stick e questo è Buongiornissimo Arcade. Oh, grazie Marco MRK che si è abbonato. Continuate ad abbonarvi, abbiamo sempre più emoticon. Sta per arrivare l'emoticon per gli abbonati di secondo livello, che sarà il Babic d'oro. Ma ci sarà anche l'emoticon di Marta sul divano, insomma, ce ne abbiamo tanti ormai. Yes. You're doing great! Quello, lo scopo è semplicemente prendere. Oggetti. Nel primo livello, nel primo bonus. No, alberi, qua sono strutture. Buongiorno Kenob, buongiorno Matul, buongiorno Jax, Shamal, Ripoman, Luca Cat, Video Vigini, Emulare che passione, Combo Completa, Francesca Stelbanni. Siamo in 119. Cosa succede al retro gaming in Italia? All'improvviso ci piace il retro gaming. No, è bellissimo, ci è sempre piaciuto. E questo è Space Harrier 1985. Io, sapete cosa vi dico? Non l'ho mai finito. Provo a finirlo. Quanto dura?
qualcuno con dotato di Wikipedia o di, anzi, di Sega Retro, che è un bellissimo sito per queste cose, mi sa dire quanto è lungo Space Harrier? Aie, sti pali in faccia. Vedete, se aggiungo gettoni mi aggiunge vite. E comunque, tornando alla questione di giochi moderni, ho un gioco nel backlog che mi brucia. Non ho giocato Last Guardian, quindi appena mollo Red Dead Redemption mi butterò in Last Guardian. Ho sempre che volevo giocare, ma non ho mai avuto tempo di farlo. Anche se, come potete immaginare, molto spesso buona parte del mio tempo lo passo giocando sul canale. Ma tu, l'ho sempre trovato incredibile l'esperienza alla botta. Adesso riesco a leggerti solo con la coda dell'occhio di Space Harrier e Afterburner in sala giochi. Beh, ma spesso si parla della Nintendo Difference. Ai tempi in sala giochi c'era la Sega Difference. Scusate, io al mattino cerco di non dire parolacce, perché magari vengo seguito da anche da dei bambini o comunque persone mature. Scusate, mi sto per dire una parolaccia, ma Sega faceva i cabinati, i giochi da sala giochi li faceva a cazzo dritto, perché diceva: noi siamo Sega, noi facciamo della roba fighissima che nessun altro fa. E avevano uno spirito che non a caso li ha poi resi i veri rivali di Nintendo per molti anni, almeno sul fronte casalingo. Ma pur amando la Sega casalinga, perché amo la Sega casalinga, suona veramente male, non c'è modo di dirlo bene, pur amando la Sega domestica, perché ho avuto un Master System e un Mega Drive, sono un più fan della Sega arcade, della Sega all'aperto. Suona così, la Sega in sala giochi aveva uno spirito, aveva una voglia di innovare, aveva tutto da dimostrare. Ed è una roba... era una frontiera, cioè ricordatevi, ragionate sul fatto che state vedendo un gioco del 1985, un gioco che ha 33 anni. C'era l'Unione, quando c'era Space Harrier, c'era l'Unione Sovietica, non sarebbe caduta per anni. C'era Reagan presidente? Mi pare di sì. E c'era questa musica che è la bellezza più totale. E lui muore subito. E andiamo nella natura. Guardate, questo è uno dei tre migliori cieli di Space Harrier, anche se è quello più realistico. Io amo la Fantasy Zone. Mamma mia, ma è troppo bello. Io non... Allora, è un inizio di giornata un po' all'insegna dell'epilessia, perché comunque è una sberla negli occhi costante. È tutto un gioco che viene verso di te, in your face. Stavo per dire che dopo le seghe all'aperto e le seghe domestiche, che il gioco ti viene in faccia, ma sta diventando uno stream vietato ai minori di 99 anni. Metto un altro gettone. Sono 18 stage e l'ultima, come dicevo, una boss rush. Grazie Mega Fab. A che livello sono? Sono a 16, dai, lo finiamo. Tra l'altro io sto giocandolo con dei comandi digitali, nel senso che non ho uno stick analogico. Un modo per giocarlo sarebbe giocarci con il mouse. Non sto emulando a dovere i comandi del gioco, anche perché appunto abbiamo parlato, ho un cabinato
analogico in molti sensi, anche su come ti si muoveva sotto le chiappone, e quindi l'ho impostato con dei comandi digitali. Non è ottimale, ma si riesce a giocare, e il gioco del resto era poi stato adattato anche da Sega stessa per versioni domestiche, e quindi dove per forza di cose ai tempi non c'erano gli stick analogici a casa, tranne che sul Vectrex non c'erano gli stick analogici, e quindi non... anche Sega l'aveva fatto funzionare con dei comandi digitali. Attenzione, sto combattendo la Madonna. No, non è la Madonna, è Conan blu, Conan verde. Chi sei? Godarni, ed è un boss rush. Facciamocelo sto boss rush. Ho aggiunto un po' di vita che non si sa. Quanto veniva a costare un gioco simile all'epoca? Essendo del 93 non ho mai giocato a questi giochi. Allora, Ubot, in sala giochi nel 1985 una partita costava 200 lire, che erano un po' l'equivalente di 20 centesimi, volendo... sì, erano 20 centesimi di euro. Poi, verso l'88-89, in alcuni posti hanno iniziato a costare 500 lire, che sono poi 50 centesimi che metti oggi in un cabinato. Mentre invece i giochi domestici avevano un costo molto diverso in base alla piattaforma. Cioè, c'erano alcuni giochi per alcune macchine che erano più economici. La roba per il Commodore si trovava in cassetta molto poco. E vieni qua. Le cassette erano costose. Un gioco per Master System, allora, per intenderci, io mi ricordo che Streets of Rage 2 per Mega Drive costava 169.000 lire quando uscì in Italia, e secondo me quando si fa questi discorsi di lire vecchio conio bisogna avere la presenza di spirito di ragionare con l'inflazione, e quindi dire che 169.000 lire erano sì e no 150-160 euro di oggi. E i giochi per Master System, se non ricordo male, costavano 89, 70, 69 mila lire. Fanfula della domenica, stai piangendo dalle risate. Volete solo, stai piangendo pensando alla sega all'aperto, e pensavo di aver avuto il mio momento di realismo. Che novittiano! No, stai piangendo dal ridere. La sega all'aperto, perché non ti fa ridere la sega domestica? E allora, congratulations, you win, e arriva Uriah. Questa, se non esistesse Last Wave, sarebbe la canzone che vorrei al mio funerale. Ciao YouTube, buongiornissimo Arcade a tutti e a tutte. Ciao!